Amici 17, Celentano ritorna sul tema del sovrappeso rispondendo alle critiche. Amici 17, la maestra Alessandra Celentano ritorna sul problema del peso nella danza e risponde a chi la critica su Oggi. Cancelletto Alessandra Celentano nella prima puntata del serale di Amici si è mostrata inflessibile al momento dell'esibizione dell'allieva Cancelletto Lauren. La ragazza, a detta della maestra, non rispetterebbe i canoni fisici necessari per poter ballare. Alcuni hanno accusato la Celentano di essere troppo severa, ma lei si è difesa, rilasciando un'intervista al settimanale Oggi. La professionista ha una visione ben precisa di come debba essere un danzatore, in quanto, a detta sua, se un ballerino facesse un salto, essendo in sovrappeso, potrebbe anche farsi male. Il fisico è così importante per poter ballare? La maestra, per spiegare il suo punto di vista, ha fatto l'esempio del basket. In tale sport, se un giocatore è alto 1,60 m, non può giocare, perché non ha i requisiti fisici necessari per praticare quella disciplina. L'insegnante di danza ha rincarato la dose, affermando che questo sarebbe un mondo di buonisti, pronti ad elargire complimenti per avere l'applauso del pubblico. Alessandra Celentano ha sottolineato di non essersi mai sbagliata, prova di ciò è il fatto che i ballerini che lei ha elogiato, oggi lavorano per grandi compagnie, gli altri no. È a Ter Parisi contro la maestra Celentano. Durante il serale di Amici, Cancelletto e Ater Parisi si è schierata a favore di Lauren, contro la maestra Celentano, dicendo che non si dovrebbe toccare l'argomento fisico. A detta della showgirl americana, è orribile toccare questo tasto ed è una cosa che i professori con lei non si sono mai permessi di fare, nel corso della sua carriera. Inoltre, la Parisi ha pubblicato un video sulla pagina del programma in cui spiega le sue ragioni, dicendo ciò che non le è piaciuto durante il serale. E Ater ha anche sottolineato di aver avuto lei stessa qualche chilo in più agli esordi della sua carriera, circostanza invece negata dalla Celentano. In quel frangente è intervenuta Maria De Filippi dicendo che Alessandra Celentano stava sforando il delirio, nel ricordarsi la forma fisica della Parisi meglio di quest'ultima. La disputa sul peso ha influito molto sull'allieva Lauren, come ha dichiarato lei stessa, in quanto ha tolto dalla sua dieta il pane e la pasta, alimenti che prima mangiava tranquillamente. La De Filippi, con fare materno, le ha consigliato di continuare a mangiare come prima, senza privazioni, a causa dei rimproveri avuti in sala di danza. Inoltre, la conduttrice ha redarguito la Celentano, dicendole di non mettere in imbarazzo l'allieva.